Noi cominciamo questo tavolo 4 sui nuovi istituzionalismi, volendo appunto dare un po' una panoramica, uno stato dell'arte di questo fenomeno organizzativo dal basso, innanzitutto un po' capendo i suoi punti di forza, le sue fragilità e soprattutto poi, rispetto alla tematica della mappatura, capirne il senso, il significato. Cosa vuol dire appunto avere contezza di queste organizzazioni e che cosa poi queste mappature restituiscono in termini di potenziale anche progettualità più sistemica. Macro tema, emersione dal basso. Allora, questo è un tema non so in Italia, nel senso che la struttura dei mondi della cultura in Italia in realtà è molto molto diversa da quella che c'è negli altri paesi, per diversi motivi. Uno, perché comunque c'è una penuria storica di istituzioni tradizionali, in generale legate alla cultura, che siano riuscite nel tempo a mantenersi in vita da una parte, ma dall'altra parte anche in qualche modo aprirsi al nuovo. E questa è una cosa che, insomma, tutti gli operatori in qualche modo lamentano e conoscono. Questo ha a che fare con motivi molto diversi. Una parte dei motivi sono sicuramente di ordine, diciamo, economico, perché comunque, come sappiamo, l'Italia dal punto di vista finanziario della cultura è messa molto male. Dall'altra parte c'è a che fare anche, diciamo, con il ruolo forse che viene ritagliato per gli istituti e le istituzioni della cultura all'interno della struttura sociale, nel senso che molto spesso sono posti che vengono visti con un'ottica un po' residuale, cioè posti che sì, ok, hanno importanza, perché figuriamoci se non vogliamo occuparci del patrimonio, però rimane tutto un po' lì fermo, e sono molto spesso posti dove, insomma, in qualche modo anche le logiche sono residuali, cioè vengono e a cavolo si sono dimenticati questa cosa, lì chi ci mettiamo? Questo è inutile dirlo alle persone che frequentano il forum, lo sanno molto meglio. L'altro elemento però che è molto importante è il fatto che negli ultimi, diciamo, 15 anni, tutto il mondo, almeno quello europeo, ha iniziato a spingere delle politiche pubbliche, sia a livello nazionale, prima di tutto in Inghilterra, poi a livello europeo, che andavano esplicitamente nella direzione della costituzione di una sorta di mondo di mezzo, un po' nella logica della terza via inglese, e quindi si è spinto moltissimo l'idea delle industrie creative e culturali. Questa è una cosa molto complessa, perché da una parte, se voi prendete i paper che diciamo definiscono questo sistema paese per paese, cambia completamente la definizione, numero uno. Numero due, alcuni tipi di inferenze che sono state costruite per pensare a questi mondi, prima tra tutto quello tra diciamo il legame tra attrattività urbana e presenza di quella che viene chiamata classe creativa, in realtà si sono smontate nel tempo. Penso soprattutto a The Rise of the Creative Class di Richard Florida, che è un testo che sorprendentemente scopro che viene ancora utilizzato in alcune università, dopo ormai quasi 20 anni che è uscito, anzi 20 anni che è uscito. In realtà, dopo i primi 5 anni aveva avuto un grosso successo in termini di marketing culturale, ma dal punto di vista scientifico era stato demolito completamente. E allo stesso Florida, credo ormai 3 o 4 anni fa, ha detto: ok, mi ero sbagliato, no? Quindi, diciamo, è proprio un fenomeno strano, dove le vestigia di alcuni pezzi di politica culturale, di marketing, non marketing culturale, un marketing all'interno del mondo della cultura, si sono sopravvissute in qualche modo agli oggetti stessi. E questo però, diciamo, tutto questo mondo ha dato via, quello delle industrie culturali creative da una parte, e dall'altra anche il discorso sull'innovazione sociale, che si è sviluppato anche quello soprattutto in ambito inglese originariamente, hanno costruito una specie di terreno di mezzo nel quale si muovono soggetti che sono ibridi. In alcuni casi sono sostanzialmente imprese che hanno qualcosa a che fare con l'entertainment, con i mondi della creatività; in altri casi invece sono soggetti che, diciamo, noi reputiamo culturali a tutti gli effetti, quindi quelli che tra l'altro in alcuni casi vivono anche per definizione in dei contesti di fallimento di mercato, per cui non si potranno mai ripagare in nessun modo il lavoro che fanno, no? Questa cosa però in Italia ci ha avuto una precipitazione. Questo è il quadro che ho dato, è un taglio europeo. In Italia questa cosa ha avuto una declinazione tutta particolare. Perché? Perché in Italia mancano tutta una serie di strutture di supporto più tradizionali, più classiche. Pensate al
il fondo Mondrian in Olanda, per esempio, no? Chiunque ci abbia avuto a che fare partendo dall'Italia è rimasto sconvolto, da una parte, diciamo, per la serietà, per il peso anche dei finanziamenti, e dall'altra parte per la snellezza e il fatto che comunque è molto facile lavorarci, ottenere delle cose, eccetera, no? In Italia non esiste niente del genere, c'è tutto il mondo delle fondazioni bancarie, che però inevitabilmente, per il tipo di natura che ha, si muove su altre logiche e chiede anche degli altri pezzi molto spesso, no? Oltre a quelli puramente culturali, soprattutto sul contemporaneo, per cui c'è spesso la società, la finalità sociale, c'è il discorso sull'audience che è stato preso, tirato in varie direzioni, oppure sì, qualcosa che è arrivato dai ministeri o da linee di finanziamento specifiche, però è tutto molto. Questa è una specificità molto italiana, per cui in Italia cosa succede? Che da una parte c'è appunto le retoriche, ma no, questo lo dico senza, lo uso proprio in termine tecnico, non necessariamente come un problema, però da una parte le retoriche collegate alle industrie culturali e creative, uno, due, quelle legate alla cultura come strumento di coesione sociale, tre, al rapporto tra cultura e innovazione sociale, però questo succede in uno spazio che dal punto di vista, diciamo, di potere politico-economico è vuoto, nel senso che mancano tutti gli altri pezzi. E questo ha fatto sì che la situazione italiana degli ultimi 10 anni assumesse dei profili che sono abbastanza inediti dal punto di vista internazionale, nel senso che quando si guarda ai mondi della cultura contemporanea, uso questo termine nella sua accezione più ampia possibile, si inizia a vedere alcune cose che arrivano, diciamo, dai grandi indipendenti, no? I grandi percorsi indipendenti, ad esempio, gli anni 60 e 70, no? Quindi qualcosa di molto spesso molto politicizzato, nel senso di molto radicato all'interno del dibattito critico che c'era all'epoca, e che magari è riuscito in alcuni casi a trasformarsi e comunque a rimanere vivo e anche a ricambiarsi anche ai giorni nostri. Poi c'è tutto un grande mondo diffuso che è quello in qualche modo dei nuovi indipendenti rispetto ai primi, che è quello che è nato tra gli anni 80 e gli anni 90 in qualche modo, e lì c'è un po' di tutto, nel senso che ad esempio su Milano è molto chiaro in quel caso il legame ad esempio con i mondi della moda e del design, che sembra una cosa scontata ma che forse in altre parti d'Italia lo è molto meno, nel senso che, non so come dire, anche gli ambienti in cui si discute di queste cose sono proprio contigui per certi versi. E poi in realtà c'è stato, senza stare a fare tutta la cronistoria che è anche molto più dettagliata, adesso non ci sarebbe tempo di dare un quadro esaustivo, soprattutto c'è stata l'emersione negli ultimi 10 anni di quello appunto che è noi tendiamo a guardare come il mondo della cultura indipendente dal basso. Questo non vuol dire che non ci fossero prima, perché anzi è costitutivo in qualche modo dell'ambito culturale, però allo stesso tempo ci sono alcune peculiarità dei soggetti intesi come singoli professionisti e artisti, curatori, operatori e o delle singole organizzazioni che operano in questi mondi che sono peculiari, e queste caratteristiche sono diverse da quelle che c'erano prima. Numero uno, ad esempio, c'è una grandissima dimestichezza con le competenze progettuali, nel senso che saper fare un progetto, allora, si parla di progetti di tanto tipo, però diciamo proprio la grammatica del progetto è una cosa molto specifica di questi anni. Noi ce ne rendiamo conto perché, diciamo, con Che Fare ci occupiamo molto di coprogettare assieme a soggetti molto diversi, no? Quindi magari soggetti che arrivano dal basso e grandi istituzioni, e ci rendiamo conto che spesso gli soggetti che arrivano al basso hanno una snellezza di metodologia progettuale che le grandi istituzioni si sognano, non sempre, cioè, sono tante occasioni che dicono anche il contrario, però è una cosa che è molto significativa. L'altro pezzo hanno un alto tasso di connessione internazionale, perché per mille motivi sono persone che hanno studiato in tanti posti, hanno fatto tante cose diverse, e quindi in realtà hanno un capitale relazionale e culturale, diciamo, parte transdisciplinare, ma anche translinguistico in qualche modo, trans di contesti proprio. L'altro pezzo, che è un pezzo significativo, è che hanno una dimestichezza, a volte, non sempre, con alcuni tipi di elementi, diciamo, di piattaforma tecnologica, ma non inteso proprio solo dal punto di vista di strumenti, ma anche proprio dal punto di vista del sistema, che in effetti non si trovano in altri tipi di istituzioni. Questo mondo ha le forme più diverse. Non so se qui arrivo veramente alla domanda che mi hai fatto, aiutami a capire anche, ma sostanzialmente la grande peculiarità di questo mondo è che non ha
delle forme organizzative specifiche, nel senso che quando si pensa, ad esempio, noi lavoriamo spesso, ad esempio, con amministrazioni, enti erogatori, fondazioni, per pensare anche alle misure, no? Per questi mondi. Dal punto di vista giuridico è un incubo perché dentro c'è di tutto, cioè una parte enorme sono sostanzialmente liberi professionisti veri o presunti, nel senso che molto spesso chiaramente c'è poi una forma di lavoro parasubordinato che diciamo, è continuativo anche se nascosto, questo numero uno. Numero due c'è tutto il mondo delle associazioni culturali che vanno da cose molto molto piccole che stanno molto sotto il livello di sussistenza e che in realtà vengono tenute per diciamo, puri motivi di associazionismo o di ricerca ad altre sostanzialmente che poi di fatto sono lo strumento di sostentamento principale di decine di persone, no? Le fondazioni, fondazioni di impresa, fondazioni di famiglia sono degli soggetti diversissimi. Negli ultimi anni si è complicata ulteriormente la cosa, tra l'altro se non ricordo male, anche a un tavolo dove, cioè nacque tutto un po' un tavolo dove eravamo insieme un po' di anni fa, nasce tutto il mondo delle start-up culturali, che sono qualcosa che complica ulteriormente. Molto spesso, tra l'altro, i soggetti passano da una forma giuridica all'altra, cioè quello che abbiamo visto in questi anni è che magari un soggetto nasce come associazione e poi diventa impresa sociale e poi magari passano 2 anni e diventa cooperativa. Sto pensando proprio a un'organizzazione con la quale parlavo stamattina. Tutta questa cosa, diciamo, fa sì che questi mondi sono tendenzialmente invisibili dal punto di vista dei riconoscimenti istituzionali, perché proprio le istituzioni non sanno con chi parlare, nel senso che inevitabilmente le istituzioni ragionano, penso soprattutto ai policy maker, ragionano a scatole, a scomparti, no? Per cui dice ok, adesso parlo con quelli che sono le cooperative. Le cooperative di solito sono raggruppate in un'associazione di categorie, eccetera, eccetera. Piuttosto che le associazioni, già più difficile, ma c'è il forum del terzo settore. In questo caso, questo mondo è sostanzialmente polimorfo e polifonico, e questo lo rende assolutamente in realtà indifeso dal punto di vista della capacità poi di esercitare pressione e di diciamo, suggerire misure specifiche. Eppure, allo stesso tempo, quello che stiamo vedendo è che in questi mondi si stanno moltiplicando le forme di quelle che possiamo chiamare forme di innovazione istituzionale, nel senso che tutto quello che ha a che fare con i nuovi centri culturali. Quello è un pezzo fondamentale dal nostro punto di vista, che sono, diciamo, spazi che sono nati negli ultimi anni con delle logiche molto diverse rispetto a quelle precedenti, perché magari erano inserite all'interno dei processi di rigenerazione urbana, che magari erano anche calate dall'alto e quindi hanno dovuto negoziare degli elementi, numero uno. Numero due, perché in realtà dal punto di vista di governance territoriale sono loro che rompono le scatole alla pubblica amministrazione e molto spesso dicono sì, ma noi cosa siamo, come ci dobbiamo collocare, come ci pensiamo, questa decreto attuativo sul territorio non va bene per noi, come possiamo rivederlo? Cioè, in alcuni contesti territoriali, penso soprattutto a Bologna, Milano e Torino, ma in alcuni casi anche, ad esempio, nelle aree interne, si vede proprio una costante negoziazione, no? Tra questi soggetti e le pubbliche amministrazioni. Poi questo è vero chiaramente per tutto il mondo gli spazi indipendenti più classicamente legati all'arte contemporanea, questo forse è la cosa più evidente ai mondi del forum, e poi soprattutto alla proliferazione di una serie di soggetti ibridi che banalmente fino a 10 anni fa non potevano esistere. Perché fondamentalmente portano avanti tutto il loro lavoro online, per cui ci sono reti internazionali, anzi transnazionali in qualche modo, con basi in più città, in più paesi e che poi lavorano sostanzialmente sempre su internet. La cosa interessante è che dal nostro punto di vista questi network sono portatori di competenze stratosferiche, nel senso che molto spesso chi li anima ha una formazione sicuramente postgraduate, in alcuni casi anche proprio da ricercatore o docente universitario, non necessariamente in Italia, che però appunto cade un po' nel vuoto dal punto di vista del sistema, dal punto di vista delle relazioni che sono in grado di mettere in atto. Queste fragilità, da cosa sono, diciamo, originate? Innanzitutto, quali sono, già alcune le hai enucleate, ma quali sono proprio le tipiche fragilità per cui poi diventa difficile, dargli una solidità e forse anche in virtù del fatto che abbiamo avuto la possibilità di osservare questi fenomeni per lungo tempo, come dire, un po' prevenire la loro mortalità, perché poi hanno effettivamente dei cicli di vita anche molto repentini, cioè nascono e muoiono a una velocità stellare. Per cui, diciamo, capire dove eventualmente poterli rendere più longevi e poterli favorire invece in una
presenza più forte sia in termini politici e sociali, ma anche economici. Guarda, io credo che ci siano alcuni elementi che sono proprio, diciamo, costitutivi, soprattutto in Italia da questo punto di vista. Uno è sicuramente il fatto che rispetto ad altre, penso soprattutto al terzo settore culturale, soprattutto il fatto che alcuni soggetti in Italia, allora, la metto così, quando ci si occupa di lavorare su un patrimonio culturale del contemporaneo piuttosto che non, sostanzialmente tutta l'attenzione viene concentrata su una specificità, un contesto, un singolo patrimonio. E quando io mi occupo di, non so, l'archivio del videoartista X, piuttosto che della pratica Y, lo faccio in un modo estremamente puntuale e situato, e questo in realtà mi rende da una parte molto più forte dal punto di vista del collegamento anche emotivo e culturale col lavoro che sto facendo, ma allo stesso tempo mi rende un po' indifeso dal punto di vista del networking e della possibilità di sentirsi connessi ad altri soggetti che stanno dietro ad altri patrimoni che hanno obiettivi completamente diversi o che vengono perseguiti in modo diverso. Se io, ad esempio, facciamo il paragone col terzo settore che si occupa di disabilità, se io sono un soggetto che a Ravenna si occupa di trasporto di persone con problemi di mobilità, quello che faccio, come mi rappresento, è molto molto compatibile tutto sommato con un mio omologo che sta a Catanzaro, sparo. Se invece io mi occupo di un archivio che ha a che fare con la mail art a La Spezia, mi sento molto 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 poco vicino e c'ho anche dei problemi molto molto più puntuali, molto più specifici rispetto a uno che si occupa di, non lo so, video arte a Pavia. Questa cosa qua è costitutiva in qualche modo dei mondi della cultura dal basso, però è anche il trappolone. In qualche modo, perché è la cosa che li frega più di tutti. Questo è numero uno. Numero due, mi viene da dire che, diciamo, c'è un il gigantesco elefante nella stanza di tutto il mondo della cultura, ma soprattutto penso al mondo dell'arte contemporanea, è sempre quello legato alle differenze di classe. Nel senso che, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, almeno, probabilmente anche prima, però posso parlare delle cose su cui ho fatto ricerca, è chiaro che sostanzialmente la stragrande maggioranza dei mondi della cultura hanno sposato comunque il frame ideologico neoliberista che racconta molto bene, ad esempio, Sennett nell'Uomo flessibile, no? Nella ricerca sui lavoratori. Questo tipo di invisibilizzazione delle differenze di classe, per cui siamo sempre tutti sostanzialmente sulla stessa barca, sia che la persona che parla sia una persona dell'alta borghesia con grandi rendite, oppure l'ultimo degli stagisti appena arrivati, comunque si è sempre tutti sulla stessa barca. Questa cosa qua in Italia non viene problematizzata da decenni, sostanzialmente, cosa che più o meno è così un po' dappertutto, ma diciamo in altri paesi c'è un po' più di pudore da questo punto di vista, e questo fa sì che sostanzialmente si chiama spesso una raccolta all'unità di alcuni contesti dove poi l'unità non c'è, perché banalmente, ad esempio, la ricerca costante di forme di coprogettazione, collaborazione, in qualche modo passa sopra questo tipo di cosa, questo tipo di differenze, eppure perché si dice, vabbè, certo, dobbiamo coprogettare, dobbiamo collaborare, ma collaborare è un lusso in qualche modo, cioè trovare il tempo, le risorse mentali, economiche, di tempo soprattutto, per coprogettare magari nei fine settimana, è una cosa che dipende fondamentalmente da come viene composto il reddito. Questa cosa in Italia è stata completamente radicata. Questi sono i due principali problemi che poi c'è un terzo che è, diciamo, in qualche modo la grande fuga dall'idea di corpo intermedio. Nel senso che in qualche modo negli ultimi 10-20 anni c'è stata, per motivi storici sensatissimi da molti punti di vista, però c'è stata un po' la grande fuga dalle reti, la grande fuga dalle modalità di auto-organizzazione, o anche da un'altra parte si può anche vedere tipo la repulsa da parte delle tradizionali corpi intermedi nei confronti di quelli che non potevano essere inquadrati nei canali tradizionali, no? Nel senso di contratti strutturati, eccetera, eccetera. Però il risultato è stato il fatto che di fatto si è scavato un solco da questo punto di vista. Cosa può succedere? Io posso solo dire che quello che stiamo vedendo noi nell'ultimo anno
dall'osservatorio che abbiamo, in contesti anche molto diversi, perché penso da una parte al mondo dell'arte contemporanea, da una parte al mondo della rigenerazione a base culturale, tutto il mondo dei beni comuni, quelli, sia diciamo, quelli promossi dalle pubbliche amministrazioni, ma anche quelli promossi dal basso completamente, o anche settori diciamo, ancora più di nicchia, quello che stiamo vedendo è l'emergere sostanzialmente di una nuova voglia di corpo intermedio. Non so come definirla in un altro modo, probabilmente tanti anni fa si sarebbe detto risindacalizzazione. In questo caso non penso che si parli di sindacati, perché le istanze non hanno nulla a che fare con quelle sindacali, perché diciamo, ormai la struttura economica e giuridica del mercato del lavoro è completamente saltata da questo punto di vista, ma è chiaro che noi stiamo vedendo un fortissimo movimento verso la costruzione di nuove reti che hanno come obiettivo primario e specifico quello di esercitare pressione nei confronti dei decisori pubblici, e sono reti che emergono tendenzialmente dal basso. Questa è una cosa che, diciamo, visto che tendiamo a, giustamente per certi versi, a vedere un po' tutto il mondo della cultura in Italia come qualcosa di farraginoso, un po' paludoso, dove non si muove niente, in realtà noi vediamo una grandissima vitalità da questo punto di vista. Ecco, diciamo, in questa fase, seppur molto accelerata, che ci ha provocato, insomma, lo shock della pandemia, il lockdown e tutte le ricadute economiche che il nostro paese in generale sta, come dire, patendo, è vero che forse è prematuro perché non abbiamo ancora il tempo critico di poter lanciare delle osservazioni più approfondite, ma tu intravedi invece delle opportunità per queste organizzazioni? Premesso che siamo tutti, come dire, spettatori di questa totale, ma questa è una costanza ormai che ci accompagna da molti anni di dibattimenti, totale appunto, come dire, mancanza di ricoinvolgimento da parte della politica alta, no? Per cui, come dire, la cultura è sempre un'ancella secondaria, residuale, ma ultimamente siamo diventati anche un po' i giullari di corte, no? Cioè, pensando alle ultime dichiarazioni del nostro primo ministro, però diciamo, c'è invece la possibilità di giocare una partita diversa adesso, proprio in virtù del fatto che forse la pandemia ci farà riflettere sul senso del benessere, sul senso del tempo, sul senso delle relazioni, sul senso appunto degli spazi rigenerati e argomenti appunto più valoriali di questo tipo. Ma guarda, allora, secondo me ci sono tre linee, anzi quattro linee di sviluppo fondamentali che sembrano tutte banali, ma non lo sono assolutamente. Cioè, la prima è non morire, nel senso proprio non morire fisicamente. So che sembra scontato, però appunto poi immagino tante persone del forum la vedranno, cioè assisteranno a una cosa da zone diverse. Qua siamo in Lombardia. Gli Già. ultimi 2 mesi sono stati proprio tosti, 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 non solo in Lombardia, anche in Piemonte, eccetera. Quindi quello credo sia il pezzo numero uno. Numero due è non affossare, vuol dire non, cioè trovare delle misure d'emergenza che sono molto complicate. Alcune hanno a che fare con misure integrazione dal punto di vista economico, altre sono invece strategiche di medio-lungo periodo, almeno di medio, mettiamola così, e cioè, trovare dei modi perché alcune istituzioni possano non chiudere. Qua le cose stanno iniziando anche a manifestarsi in modo piuttosto pesante, cioè alcune istituzioni nate negli ultimi anni hanno già chiuso, no? Alcune soprattutto quelle con natura un po' più legata al privato. La terza è non impazzire, che anche questa sembra una cosa scontata, ma non lo è per niente, perché comunque è un momento molto molto faticoso e credo che è complicato fare conti con se stessi come soggetti e come organizzazioni, no? Nel senso trovare nuovi modi per lavorare le organizzazioni. Queste sono cose magari scontate, ma mi fa fatica parlare del resto se non dico prima questo. L'ultimo pezzo invece è quale può essere la nuova centralità. Io credo che, diciamo, fatto salvo gli altri 3 punti, molte organizzazioni che vediamo si stanno interrogando su quale può essere il loro ruolo tenendo presente alcuni pezzi. Numero uno, il fatto che si va per un periodo, almeno di medio periodo, diciamo un bel po' di mesi, verso tutto un mondo che possiamo chiamare il turismo di prossimità e di fruizione culturale di prossimità. Questo vuol dire che in qualche modo i territori si stanno pensando di riorganizzarsi, c'è chi dice a chilometro zero, c'è chi dice a 15 minuti, ma in qualche modo stanno pensando di riorganizzarsi come
appunto posti dove, come territori nei quali è possibile fruire di cultura, magari anche di alta qualità, senza necessariamente doversi spostare, perché non è possibile. E io credo che questo in qualche modo sarà la chiave di volta di tutta la trasformazione in questo periodo. Un altro pezzo sicuramente è l'integrazione di servizi molto diversi, alcuni più strettamente culturali e altri più strettamente sociali, nel senso che durante il periodo del lockdown, ad esempio, una serie di soggetti magari più legati ai movimenti sociali, ma che comunque dal nostro punto di vista sono a pieno titolo soggetti legati ai nuovi centri culturali o che sono definibili nuovi centri culturali, sono diventati ad esempio centri di organizzazione, raccolta e coordinamento per le brigate volontarie, ad esempio. Quindi chi ha costruito. E non sono due cose che si slegano, cioè io vedo in questo una nuova fase di istituzionalizzazione, perché mi sembra da un certo punto di vista una riscoperta di alcuni valori base di quella che era la cultura collaborativa anche dell'Ottocento, no? In qualche modo, nel senso dove si parlava di gruppi di studio e lavoro, dove studio e lavoro funzionavano insieme, quindi la cultura, la formazione e invece la solidarietà col prossimo andavano di pari passo. E questo mi sembra che sarà un elemento chiave, ma anche perché, cioè, non bisogna farlo necessariamente perché si è buoni, ma anche perché è un modo per sopravvivere e non chiudere. Questo è l'altro pezzo. L'altra cosa fondamentale è che la maggior parte di noi sta esperendo, penso soprattutto, diciamo, lavoratori cognitivi, quindi persone che stanno tanto davanti al computer, sta esperendo questa fatica terrificante data dal fatto di passare da una call all'altra, una piattaforma all'altra, una video chat all'altra e fruire contenuti costantemente. E però è tutto, diciamo, per il momento prevalentemente una trasposizione di quello che c'era prima. Cioè, prima lo facevo dal vivo, lo digitalizzo. Questa digitalizzazione ovviamente non funziona, come dal punto di vista del dispositivo e dei linguaggi. C'è tutto un campo praticamente infinito perché accelerando la necessità di fruire contenuti culturali attraverso il digitale, accelera anche la ricerca su nuove forme di linguaggio e nuovi formati.